Bertin, dirigente Ascom di Padova. I saldi partono quest'anno il 4 luglio, però come Ascom ha lanciato un allarme perché, come tutti gli anni, insomma, c'è già chi li inizia prima. Sì, i saldi ormai stanno diventando veramente qualcosa di sempre più complicato perché con le vendite online ormai non si ha più una regola chiara e precisa per tutti. C'è una concorrenza che noi consideriamo sleale da questo punto di vista. I saldi sono una campagna mediatica importante per l'inizio dei saldi, quindi portano comunque un beneficio al commercio, però dovrebbe essere combattuto con armi pari. C'è chi invece sempre e puntualmente. Forse la crisi, io non voglio assolutamente per giustificare, però ci sono tanti soggetti che non rispettano assolutamente le regole. Sono più le grandi catene o più i negozi di quartiere? Senz'altro sono le grandi catene perché loro hanno dei obblighi diversi dai nostri e quindi loro devono far cassetto comunque e cercano sempre di ovviare quella che è la regola che si parte dal 4 luglio, okay? Invece abbiamo visto che ci sono già saldi al 40% su vetrine delle grandi distribuzioni, delle grandi catene. Ecco, negli ultimi anni si assiste anche a un altro fenomeno, ovvero la gente che, cioè i negozi, le grandi catene che mandano anche messaggi nei cellulari degli acquirenti. Anche questo non è lecito. Sì, c'è stato un forte cambiamento dal punto di vista commerciale. Non si è fatto niente per andare a arginare anche questo problema qua. Chiaramente le vendite sono cambiate, ci sono vari sistemi di vendita e questi vari sistemi di vendita, se non sono regolamentati, chiaramente hanno una loro logica di vendita perché ti mandano direttamente al tuo cellulare lo sconto che ti fanno. Quindi diventa appunto una concorrenza sleale liquida. Ecco. Forse servirebbero anche delle pene un po' più severe per chi viene colto nell'operazione. Ci dovrebbero essere delle regole chiare e precise per tutti, quindi chi transige a queste regole deve essere punito se si vuole mantenere fede ai saldi, altrimenti bisogna liberalizzare, allora non ci sono più i saldi, ci sono tutto l'anno, è un'altra logica.